Buongiorno amici e benvenuti all'appuntamento settimanale con l'argomento scrivere un romanzo. Oggi parleremo dei dialoghi. In questa parte quarta affronteremo insieme, che cercheremo di capire l'importanza dei dialoghi. I dialoghi, amici, danno spessore e mordente al nostro manoscritto. L'approccio non si discosta molto dall'impostazione descrittiva. Sarà fondamentale usare la logica, evitare dispersioni e soprattutto mai dimenticare di mettersi da parte. Questo è importantissimo. Dobbiamo metterci in testa che un dialogo ben strutturato esalta la storia, permettendoci di interagire con il lettore, aprendo la strada ad un susseguirsi di emozioni uniche e appaganti. Di contro, se avremo sviluppato in modo poco credibile i confronti tra i personaggi, il nostro romanzo lentamente andrà a spegnersi, venendo a creare una vera e propria disfatta che sminuirà anche la storia più interessante. Ora, adesso entriamo nei dettagli. Quando impostiamo un dialogo, evitiamo di sottolineare in ogni scambio di battuta l'umore di chi ha appena concluso di parlare. Non è necessario, soprattutto se il dialogo avviene tra due persone. E la nostra abilità starà proprio in questo, ossia creare un confronto dinamico che non abbia bisogno di continuare conferme. Vi porto un esempio. Questo è l'esempio sbagliato, quello errato. Sono molto stanco, disse Eugenio. Davvero? Rispose Carlo. Già, faccio sempre più fatica a recuperare le energie, rispose Eugenio. Forse dovresti rallentare un po', disse Carlo. Hai ragione, la vacanza ai Caraibi della settimana prossima credo che mi aiuterà, rispose Eugenio. Vedete, questo continuo, rispose Carlo, disse Eugenio, è stantio, stanca. Vediamo adesso l'esempio giusto. Sai, Carlo, sono molto stanco, esternò con un filo di voce Eugenio. Non c'è bisogno di sottolinearlo, hai il volto molto tirato. Faccio sempre più fatica a recuperare le energie. Forse dovresti rallentare un po', hai ragione. La vacanza ai Caraibi della settimana prossima credo mi aiuterà. Vedete, iniziare il dialogo, sai Carlo, cioè Eugenio dice già sai Carlo, quindi non ci sarà bisogno dopo di dire che è Carlo che risponde, perché è già insito nella prima battuta di Eugenio. Quindi il secondo esempio è quello giusto. Un bravo scrittore, quindi, lascia accadere, non mostra. La sua bravura sta proprio in questo, fa accadere i dialoghi, non ha bisogno di mostrare o di puntualizzare chi parla e in che modo parla, perché avrà strutturato il dialogo in maniera tale che ciò accadrà naturalmente. I dialoghi devono avere un senso logico, ripeto, e devono incastrarsi al momento giusto, nella situazione giusta. Devono fluire attraverso un fiume di parole che ne esaltino il messaggio. Evitiamo il più possibile, come ho accennato poc'anzi, disse o rispose, sono troppo scontati e troppo gettonati. Eventualmente sostituiamoli, soprattutto se lo scambio avviene tra più persone, con ammonì, irruppe, confermò, stando attenti a mettere in sintonia il verbo che useremo con l'emozione che ne deve scaturire. Come accennato all'inizio, mettiamoci da parte, signore, signori, capiamo questo concetto, mettiamoci da parte. Diamo un linguaggio particolare ai nostri personaggi, una loro identità. Un uomo semplice parlerà con parole semplici, mentre un avvocato, un filosofo con termini più ricercati. Ma anche il modo di pensare e di agire sarà differente. Questo è importante per renderli veri, unici e non una fotocopia di noi stessi. Ciò eviterà di rendere ripetitivo e noioso il romanzo. Infine, sarà necessario non esagerare troppo con i dialoghi. Ripeto, devono avere una collocazione logica, una causale. La loro forza consiste proprio nell'esaltare la parte narrativa, non nell'oscurarla. Non facciamoci prendere troppo la mano. Un romanzo con troppi dialoghi sembrerebbe un monologo da teatro e non è questo tipo di emozione che cerca il lettore. Diversamente, non andrebbe in libreria a comprarsi un libro, ma andrebbe a teatro. Dobbiamo avvolgerlo. Dobbiamo essere bravi ad avvolgere il lettore dentro un continuo turbinio di rabbia, dolore, gioia, morte, rinascita, tramonti, notti insonni. Dobbiamo fargli sentire una forte stretta allo stomaco, commuoverlo, donargli un sorriso. E ciò avviene solamente se riusciremo ad amalgamare la narrativa con i dialoghi. Come state appurando, amici miei, scrivere un romanzo non è semplice e non è da tutti.
Ci sono molte componenti che fanno la differenza tra un buon manoscritto e uno mediocre, ma può nascere anche un'altra possibilità, attenzione, scrivere il romanzo, ossia un'opera che si discosta da tutte le altre per originalità e insita grandezza. Nel prossimo appuntamento parleremo proprio di questo, della creatività e del cuore, motori pulsanti di ogni storia destinata a raggiungere i cuori degli uomini. Nel prossimo appuntamento parleremo proprio di questo, della parte più emotiva, più romantica di scrivere un romanzo, la nostra creatività, il nostro cuore. Perché tra i tanti romanzi salta fuori il romanzo, che è stato scritto col cuore, con passione, è stato scritto in modo vero. E questo, con creatività, con cuore, ed è questo di cui parleremo nel prossimo appuntamento. Come sempre, il vostro amico Matteo Scrittore vi abbraccia forte forte, un bacione e ci vediamo al prossimo appuntamento e parleremo della creatività e del cuore. Non mancate perché è veramente l'esaltazione dell'essere umano. Ciao!